9. Rapina a Chicago. Bertoldo, rapiniamo una banca quando usciamo da qui. Sì, rapiniamo una banca quando usciamo da qui. Signore e signori, benvenuti al famoso Club Charleston. Salutiamo i nostri cari amici e salutiamo prima di tutto il nostro capo, Mr. Bertolini. Salve amici. Ehi ragazzi, ci vediamo nel mio ufficio. Ci vediamo domani, Bertoldo. Mi dispiace, Bonnie. Vado a trovare mia nonna. Allora, domani a luna rapiniamo la banca centrale. Hai la chiave, capo? Spiritoso, Fingers. Dove ci incontriamo domani? Posso chiudere adesso? Sì, puoi chiudere. Siamo pronti. È quasi luna. Perfetto. Cos'è? È il nuovo sistema d'allarme per la banca centrale. Posso dare una mano? Grazie. Andiamo a mangiare spazio. Arrivederci e grazie. Niente, ragazzi. Dobbiamo fare presto. Abbiamo solo mezz'ora. Mezz'ora dopo, alle 3. Cos'è? Non lo so. Nuovissimo sistema d'allarme. Ne abbiamo già uno. Abbiamo fatto un errore. È per la banca commerciale. Lo portiamo via. Possiamo dare una mano, ragazzi? Grazie. Grazie. Bravi, ragazzi. Una rapina perfetta. La polizia! Siamo fritti! Complimenti, Mr. Bertolini, ma la commedia è finita. Non voglio andare in prigione. Non voglio! Non voglio! Non voglio! Non voglio! Calma, Bertolini. Abbiamo preso il vero ladro. Lei è libero. Dopo cena che facciamo? Andiamo a letto. Perché non facciamo una gita al mare? Di notte. È una magnifica idea. Andiamo a Frigene? Oh, Claudia, che bello. Oh, il telefono. Irene, perché non fai attenzione alla crema? Torno subito. Cosa devo fare con questo? Vediamo un po'. Pronto? Pronto. Giulia, sei a Roma? No, chiamo da fuori. Che cosa fai? Hai trovato il santo? No, non ancora. Ma domani vado in montagna per incontrarlo. Che fa in montagna? Buon Dio, è già quasi in paradiso. E tu che fai? Ho invitato un po' di amici a cena. Siamo in 5 o 6. Più tardi usciamo. Andiamo al mare. Facciamo una gita a Fregene. A Fregene. È un'idea un po' pazza. Giulia cara, puoi venire con noi? Non è possibile, lo sai. Quando torni a Roma? Quando ci vediamo? Torno giovedì. Che fai dopo pranzo? Vediamo un po'. Sono all'Istituto Americano fino alle 3. Poi non faccio niente. Ci vediamo in centro, se vuoi. Va bene. A che ora? Alle 3:30. Ci incontriamo davanti al caffè Navona? D'accordo. Ah, a proposito, c'è una lettera per te. Puoi aprirla, per favore? Scusa, c'è qualcuno alla porta. Ti richiamo. Dove sei? Sono in un piccolo paese. Si chiama Marazzo. Il numero di telefono? 27.
Va bene, Giulia, ti richiamo. Mario!